noi siamo dei lavoratori a tempo determinato, che siamo stati regolarmente contrattualizzati. Dal 7 febbraio prestiamo servizio, il contratto è stato registrato, i mandati sono stati inviati alla ragioneria e devono essere semplicemente lavorati, cioè dobbiamo essere pagati. Non si capisce perché non veniamo pagati, anzi soltanto venerdì abbiamo appreso, grazie all'intervento della Digos, che non siamo pagati perché la dirigente generale della ragioneria del nostro assessorato non ha quello di trattare la nostra questione, che se l'è avvocata il ragioniere generale dell'assessorato al bilancio. Quindi è una situazione veramente paradossale. Noi abbiamo lavorato tutti questi mesi e non veniamo pagati da ben ormai 11 mesi. I danni per l'amministrazione sono notevoli, perché noi ci occupiamo di alcuni settori veramente strategici, quali le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di, per esempio, stiamo facendo la valutazione ambientale strategica del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana, per intenderci Fondo FEASR Agricoltura, che senza questo documento non può essere approvato e significa perdere per la Regione circa 5 miliardi e mezzo della futura programmazione 2014-2020. Alcuni di noi sono impegnati in un progetto LIFE che vale 2 milioni e mezzo di euro, che comporta come cofinanziamento da parte della Regione la nostra contribuzione. Quindi, non essendoci, proprio oggi scadevano i termini per quietanzare la nostra contribuzione, quindi molto probabilmente la Regione sta rinunziando a 2 milioni e mezzo, dicono i colleghi, insomma mi stanno fuggendo 3 milioni, quasi 3 milioni e mezzo senza la quota di cofinanziamento, per non parlare di altri settori come quelli legati al rischio idrogeologico, oppure la misura di conservazione anche se propedeutica all'approvazione del PSR e tanti altri settori chiave strategici del nostro dipartimento.